Buon salve people, bentornati sul mio canale, io sono Ruwalker ed eccoci oggi a un video che sì, mi avete chiesto in 14 di fare e che quindi sono qui a fare proprio per questo specifico motivo. Sì, perché a quanto pare le testate giornalistiche internazionali in generale si sono un po' sbottonate su quello che è stato un report, un semplice report da parte di uno degli enti che sta supervisionando l'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft e ovviamente sono scoppiate le polemiche più feroci, tra cui sono state sparate anche delle vaccate fotoniche, quindi andiamo un attimo a fare un po' di chiarezza, vediamo che cosa è successo, ne parliamo insieme, ovviamente senza fazionismi né console warismi, anche se non so se si dice così, ma comunque avete capito. Ovviamente prima di buttarci nel cuore del video vi invito a iscrivervi al canale, cliccare sulla campanellina, insomma fate tutte cose come sempre. Detto questo, non indugiamo oltre, let's go! Allora people, insomma, che cosa è successo? Perché la gente sta dicendo Sony adesso ha paura del Game Pass, Microsoft adesso il monopolio, oddio, cominciano tutte ste cose, continuano a turbinare in giro per internet e quindi la gente è incominciata ad andare in panico e mi hanno detto: ah, ma Ruwalker, ma che cosa sta succedendo in quel del Brasile? Adesso ve lo spiego. In sostanza l'ente che è predisposto appunto per l'investigazione in merito all'acquisizione di Activision Blizzard in terra brasiliana ha pubblicato le famose risposte ai questionari, alle domande che sono state poste alle varie aziende rivali di Microsoft, concorrenti di Microsoft, sempre nel settore videoludico, in merito proprio all'acquisizione. In buona sostanza sono state poste una serie di domande che vanno dall'ambito del marketing alle opinioni appunto di questi concorrenti in merito al Game Pass, in merito all'esclusività dei titoli, in merito ad esempio a Call of Duty, per nel caso specifico appunto, in merito a moltissime pratiche, ai vari approcci che utilizza Microsoft e anche Activision Blizzard, perché non dimentichiamoci che l'investigazione è su entrambe le compagnie ovviamente, e quindi i vari publisher ma anche vari sviluppatori, insomma, sono stati interrogati, Warner Bros, Ubisoft, ovviamente Sony, sono stati contattati quelli delle big tech, quindi Google, Facebook, Apple, compagnia cantante, insomma a tutta questa gente sono state poste tutta una serie di domande, sono state fornite delle risposte proprio in merito a questo tipo di acquisizione e a sulle varie pratiche che circondano l'acquisizione e peculiarità, ed ecco perché siamo qui a parlarne, l'ente brasiliano proprio per una sua politica di trasparenza ha pubblicato integralmente tutte le risposte che sono state fornite da dei publisher e dagli sviluppatori in merito proprio a questa questione. Alcune risposte sono state secretate perché probabilmente ci sono dei dati sensibili che le varie aziende non vogliono divulgare. Comunque, insomma, ci siamo fatti un po' un'idea di quello che hanno risposto i concorrenti di Microsoft in merito proprio all'acquisizione di Activision Blizzard. Quando l'ente brasiliano ha chiesto se ci fossero effettivamente delle potenziali preoccupazioni perché alcuni brand venissero acquisiti, cose, domande che sono state poste molto esplicite, proprio citando Call of Duty per dire appunto un esempio, e sulle varie ripercussioni che possono presentarsi poi sui vari ecosistemi di gioco, l'unica voce appunto fuori dal coro è stata quella di Sony. Ovviamente è qui che subito si è innescata la console war, i boxari che hanno detto: Sony adesso è arrivata l'ora alla resa dei conti, l'ora è giunta, mentre dall'altra parte i sonari ovviamente hanno dato dei monopolisti appunto al mondo di Xbox, eccetera eccetera, quindi niente di nuovo sotto il sole. Sapete che questo il mio canale non è la sede per fare la console war, stiamo qui appunto per analizzare il problema, quindi andiamo a vedere che cosa ha risposto nel dettaglio Sony si è detta preoccupata per quanto riguarda Call of Duty in particolare, in quanto ha riconosciuto nel brand di Activision un monolite gigantesco, grande a tal punto di poter orientare addirittura le preferenze in termini di console degli utenti. Come sappiamo, Call of Duty è un brand assolutamente planetario, quindi questa dichiarazione non mi dice nulla di nuovo, insomma. Infatti
infatti Sony stessa nel corso degli anni si è resa molto attenta a quello che era stato appunto tutto il brand di Call of Duty e è ancora il brand di Call of Duty, tant'è che appunto Sony ha dei rapporti di esclusività con Activision proprio in merito a questo brand. E infatti insomma Sony si è prodigata nel corso degli anni a foraggiare anche Activision Blizzard con degli accordi di esclusività che hanno reso particolarmente croccantino Call of Duty sulle piattaforme PlayStation. Sembra che Sony abbia dichiarato appunto che non ci sia la possibilità di competere con il brand di Call of Duty. La cosa mi è suonata un po' strana, infatti, un po' dissonante con ciò che hanno detto anche altri sviluppatori sempre in merito a questa questione. Infatti, ad esempio, Ubisoft, per citarne una, oppure Riot Games, ha individuato in brand concorrenti a Call of Duty dei potenziali rivali proprio allo sparatutto più famoso del pianeta, più giocato del pianeta, se vogliamo dire così. Sono stati fatti i nomi, ad esempio, di Apex Legends, sono stati fatti i nomi di Valorant, di Battlefield, di Rainbow Six Siege, di Counter-Strike, insomma ce ne sono tantissimi di first person shooter o third person shooter, insomma di sparatutto, che vanno a condividere lo stesso settore di mercato di Call of Duty. Senz'altro, fuor di dubbio, è che il brand di Call of Duty sia così seguito da moltissimi team di sviluppo. Lo sappiamo benissimo che oltre a Treyarch, Infinity Ward e Sledgehammer Games ce ne sono molti altri di studi, di sussidiari che lavorano per la realizzazione di Call of Duty, Raven, ma anche Toys for Bob per esempio, eccetera eccetera, e che quindi rendono tutta la macchina di Call of Duty un numero gigantesco di sviluppatori proprio all'opera su questo brand. Però in termini di competitività i nomi noti ci sono, e come se ci sono. Sempre in merito alla rivalità dei brand, anche con Candy Crush, altro brand molto noto acquisito appunto in Activision Blizzard King, si sono fatti i nomi di altri rivali, tra cui Bejeweled, Cookie Jam, insomma altri titoli mobile che condividono l'utenza, magari non così giocati come Candy Crush, però sicuramente appetibili per il pubblico, così come ad esempio per gli MMO. Infatti World of Warcraft, che è uno ancora dei titoli di punta di Blizzard, se la gioca, anzi in questo momento non so se la gioca o quanto se la giochi, ma comunque con Final Fantasy, che attualmente è un'esclusiva sulle piattaforme Sony. Quindi perché tutta sta polemica? Perché insomma Sony ha cercato di difendere il difendibile, ovviamente cerca di proteggere il proprio brand e cerca di ostacolare l'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft, perché sarebbe un mancato introito, e questa è una regola di marketing inoppugnabile. Se si ha la possibilità di ostacolare un rivale che potrebbe sottrarci dei soldi, perché non farlo, ovviamente. Quindi, per rispondere alla domanda, Sony ha paura del Game Pass? Adesso il Game Pass mette paura a tutti? No, nel senso, Sony ha evidenziato giustamente dal loro punto di strategia, dal loro punto di vista di marketing, ha evidenziato che Call of Duty nella sua gargantuesca dimensione, sia per investimenti che per studi che ci lavorano sopra, rappresenti un titolo enorme e che quindi questa sua analisi sia propedeutica al rendere multipiattaforma nero su bianco il brand di Call of Duty. Perché sì, Microsoft ha già detto che Call of Duty sarebbe rimasto multipiattaforma, però non è detto che nelle strategie di Microsoft ci siano altri progetti, e questo lo può sapere solo Satya Nadella e il buon Filippone Spensieri, e quindi giustamente Sony, per tutelarsi, fa valere le sue ragioni. Poi che questo sembri per alcuni un segno di debolezza, io lo vedo solo ed esclusivamente un segno di intelligenza da un punto di vista di marketing. Cioè non possono competere con un'acquisizione multimiliardaria, perché ovviamente non hanno la potenza economica di Microsoft, pertanto cercano di lasciare multipiattaforma ciò che effettivamente sulla loro console è un best seller. Queste sono state le
le opinioni che sono state date da Sony all'ente regolatore brasiliano sembra essere proprio solo una voce fuori dal coro, in quanto in realtà gli altri publisher e developer non abbiano sollevato particolare interesse in merito alla questione. Io sono estremamente curioso di vedere come si svilupperebbe il mercato, se l'acquisizione o quando l'acquisizione avverrà e si finalizzerà, perché se un domani Call of Duty, per esempio, tutti i brand di Activision Blizzard King dovessero diventare potenziali esclusive per l'ecosistema di Microsoft, gli altri concorrenti, quindi i vari Apex e compagnia cantante, potrebbero cercare degli accordi con Sony e quindi sfruttare il loro essere al di fuori della sfera di Call of Duty per diventare dei potenziali titoli di punta per la console PlayStation. Chi lo sa? È tutto in divenire, gli equilibri di mercato mutano anche in virtù di queste strategie di business che ogni compagnia porta avanti. Giustamente, ognuno porta l'acqua al suo mulino. Quindi, in attesa appunto che questa acquisizione avvenga, si finalizzi oppure no, noi che facciamo parte dell'ecosistema Verde Crociato, ovviamente incrociamo le dita. Ma detto questo, non mi resta ovviamente che sentire il vostro parere in merito a tutta questa polemica che è scoppiata. Che cosa ne pensate? Pensate anche voi che Sony abbia fatto bene, fra virgolette, a difendersi? Pensate che abbia fatto male? Non lo so. Ditemi il vostro parere, perché ho letto testate giornalistiche scrivere delle cose incredibili che non vi riporto qui perché potrei essere querelabile. E ovviamente noi ci vediamo ad un prossimo video, quindi non mi resta altro che augurarvi buon divertimento, gamers. Alla prossima!